di coglioni. Amici di TV Violar, buonasera a tutti e testimoniamo la grande professionalità del capitano che la domenica sera alle 18 è qui ad allenarsi dopo aver giocato ieri mattina con il numero uno della classifica. Solitudine e tranquillità, come si vede. Ieri mattina ha giocato con il numero uno della classifica sociale. Oggi ho scagliato da Cacciani. Scagliato da Cacciani, questa è più una sorpresa, bisogna dire. Così come una sorpresa, commentiamo insieme la sconfitta di Luca Laudaddio col buon Armao. Tu l'hai vista? Io la stavo prendendo da Cacciani. Ah, e quindi insomma, l'avete presa in contemporanea. Esatto. Il tennis è questo, ragazzi. Giorni bui, ma anche tanti giorni belli. Certo. Però, malgrado queste due sveglie, il capitano è qui, che stoicamente si allena, si prepara, perché... Io sono stato a pranzo con Anelli e ho da farmi perdonare. Con Anelli vai a pranzo tu? Ma, non sono. Non sono cose che ti fanno onore, però va bene. Ma dallo sponsor? No, oggi abbiamo tradito anche uno sponsor. Ah beh, ragazzi, allora questa la tagliamo perché non si può dire. No, perché oggi non potevamo mangiare fritto, quindi... Ah, già, perché dovete esibirvi. Nella mia dieta. Ah, e quindi adesso smaltisci l'autopasto. Che grande professionista che sei. Hai visto, ragazzi, venite alla palestra di Girare, fantastica, venite a correre. Sono preparatori atletici per tutte le capacità. Per tutti i gusti. Eh? Per tutti i gusti. Per tutti i gusti e niente, ma proprio dovete stare tranquilli. Sicuramente non con la telecamera. No, certo. Poi bisogna dire che come molte palestre anche questa insomma pullula di gnocca, per cui insomma se volete fare conoscenze piacevoli con gentil sesso qui come vedete assolutamente venite qua è garantito, state sereni, è garantito che qui qualche cosa si rimedia. Va bene, quindi stasera la dieta, l'insalatina cos'è dopo? Presa ora insalata, se lo si può. Un vero professionista. Sarebbe bello che anche Fognini e soci fossero così seri perché avremmo... Io cerco di compensare Sponza che si mangia tutto quanto nel weekend. Vabbè, ma Sponza lui ha un braccio così eccezionale, un talento artistico e tecnico tale che può permettere... Un po' l'Annie Conte del Devialar sponsor, genio e regolatezza. Esatto, io faccio questo esercizio bellissimo mentre sponsor mangia, molto difficile, e poi come vicio. Bravo, va bene, quindi settimana, prossime partite non lo so, niente, le decide Fabio, lunedì ci si allena e poi bene, lunedì mi sa che non ci si allena per la pioggia, però insomma ci si allena in qualche modo. Certo. Va bene, noi ti lasciamo ai tuoi allenamenti. Coperto, ragazzi, la palestra è in attesa ancora di essere soppalcata per il bisognoso qui. Certo. Ma niente, noi ti lasciamo. Ora c'è la nicchia per ciabatta. Dove qua ciabatta? Qua dietro. Esatto, vedete. Ciabatta contorsionista. Esatto, c'è un piccolo giaciglio per ciabatta. Che ciabatta oggi è latitante, Esatto. Nel frattempo ci raggiunge il presidente, il Massimo Rettore Magnifico, qui perché noi siamo per andare a commentare il doppio angoscia. Quindi lasciamo il capitano ai suoi allenamenti, che così. Ma non è un caso. Sfoga la delusione delle sveglie che ha rimediato questo weekend. Per cui buon allenamento. Fazio. Io ho fatto una bella partita con Fazio, sì. Ma sì. Ma com'è finita? Aspetta che ci penso e te lo dico. No, perché qua si parla sempre delle sveglie. Ma guarda, no, ma io sono d'accordo, ma infatti come tu insegni ci sono partite che vince e partite... Fazio mi ha detto che sinceramente non l'hai vista, cioè la partita veramente si è quasi annoiata, non è neanche sudato. Ma questo forse il mese scorso. Brutto quando fa le ringhe comunque, capitano. No, ma capitano... No, perché mi ha detto Fazio che nemmeno le mutande ha sudato, capito? Ah, sicuramente. Va bene, capitano, ti lasciamo perché noi abbiamo ragazzi, viva la sportività, abbiamo il doppio angoscia che ci aspetta. Ciao.